E dopo il clamoroso furto di Palazzo Ducale, che passò alla storia come il furto del secolo, quasi esattamente 40 anni dopo, sia stata ritrovata sempre in Svizzera, quella volta fu a Locarno, ora a Lugano, un'altra opera d'arte di valore inestimabile. Cosa ne pensa? Io penso che è giornata di soddisfazioni e di anniversari, e che ci lega a questa meravigliosa terra marchigiana, in particolare alla Montefeltro, che fu culla di cultura, di civiltà e cui si connette gran parte della tradizione del nostro paese, la tradizione artistica. La Pinacoteca di Urbino è una delle più straordinarie al mondo. In pochi metri osserviamo tra gli autori più significativi. Mi permetto di aggiungere, lei diceva nella sua domanda il furto del secolo, io parlerei anche di recuperi del secolo, perché la tenacia investigativa dei nostri padri e la perseveranza, la passione degli uomini e delle donne di oggi hanno consentito di riportare segmenti essenziali della nostra eredità culturale. Grazie mille.